compagnia di Coach Nero, che oggi è anche il suo nome massimo, quindi auguri Coach. 65-62 il punteggio dopo una partita bellissima contro una corazzata come Sanno. Come viste i tuoi? Allora, i primi due quarti abbiamo giocato bene, anche se gli ultimi 6 minuti del secondo quarto siamo calati in difesa. Abbiamo giocato il terzo quarto così così fino alla fine del sesto minuto, poi abbiamo messo la quinta e abbiamo recuperato. L'unica preoccupazione rimane te, che c'è un piccolo infortunio alla fine, dobbiamo vedere un attimo cosa. Mario è innocente con sé. Però è innocente lo stesso, però la squadra ha dato una buona risposta comunque anche nei momenti di difficoltà, si è girata la palla, siamo contenti per la prima, buona la prima, diciamo così. Domenica contro Casapulla, altra partita da battaglia, saranno 5 partite fondamentali per il corso della Virtus. Sì, noi abbiamo subito 5 partite per il nostro campionato, a parte quella con Pozzuoli, che sono fondamentali per il nostro obiettivo stagionale. Casapulla è tosta perché loro sono squadre che giocano tanti anni insieme, è un campo particolare, molto piccolo, tifoseria forte. Noi andremo forti della nostra esperienza, lavoreremo ancora di più questa settimana per limitare i gap di questa partita e cerchiamo che vada bene, speriamo che vada bene anche domenica, facciamo la prossima. Coach, allora ti facciamo in bocca al lupo e ci vediamo alla prossima. Grazie. Compagna del dirigente Aquilone, allora Carlo, come viste tu dopo una partita bellissima? Ho visto dei ragazzi veramente impegnati che volevano vincere, perché siamo riusciti a recuperare circa 13 punti, se non ho visto male, con un tour de force esagerato. I ragazzi ce l'hanno messa tutti, i ragazzi, i due stranieri Peco e Milan ancora hanno bisogno di entrare negli schemi insieme a tutti quanti gli altri. Comunque una bella partita e soprattutto un successo di pubblico. Quello che mi ha fatto piacere è di vedere un'altra volta al palazzetto un sacco di tifosi della pallacanestro montese e della pallacanestro in generale. Ecco Carlo, questo notavamo, sugli spalti finalmente un po' di gente, un po' di entusiasmo in più. Questa squadra sta riportando probabilmente un po' di voglia di pallacanestro a monte. Ancora vorrete fare qualche altra cosa sul mercato oppure state bene così? Allora, noi siamo sempre con un occhio di vigile al mercato, ma il discorso è sempre lo stesso. Noi abbiamo bisogno di andare avanti, di avere un aiuto di tutti quanti, perché solo in questo modo riusciamo a portare veramente la pallacanestro a certi livelli. Abbiamo fatto degli sforzi quest'anno e si vedono subito, ma la pallacanestro è bella proprio perché c'è questo entusiasmo di pubblico, le persone che gridano Forza Virtus e che chiamano i propri beniamini. Per me quella è la cosa più importante. Ti ringraziamo e in bocca al lupo. Grazie a voi.